oggi abbiamo organizzato la quarta edizione della cavalcata enduristica. Il giro lungo è di circa 115-120 km, abbiamo dei tratti hard e dei tratti soft e volendo c'è un giro corto che è solo di 70 km. Ci sono strade single track, strade di sottobosco, mulattiere e arriviamo fino a quota circa 1800 metri. Anche uno sport per donne. Io organizzo anche tour di enduro, sono anche diciamo una stradale e quindi dai ragazzi, oggi la giornata è un po' così. Comunque questo è anche enduro. Percorrere queste strade, oltre alla bellezza delle strade, di una strada in montagna, di una strada nei boschi, può anche provocare quel minimo di indotto che poi può occuparsi della manutenzione stradale tutto l'anno, anche delle strade che sono meno battute, quindi importante per l'agricoltura, per il castagneto, e d'inverno, nelle stagioni una volta ogni tanto occasionalmente, importanti anche dal punto di vista turistico perché portano del movimento e del turismo. Sono proprio questi gli eventi da portare avanti, da valorizzare, perché sono assieme a quello culturale il futuro del turismo nella provincia di Cuneo. Veramente il tempo non è dei più clementi, però di molto coraggiosi qui a Viola Sangrei oggi ce ne sono veramente tanti, ne aspettavano 500, abbiamo 250 partenti, ma quello che è importante è che partiranno tutti questi ragazzi che sono venuti dalla Germania e dalla Svizzera, dal Trentino, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, da Lodi e da altre regioni italiane. Io voglio dirgli grazie. Il sole arriverà nel pomeriggio, quindi vedranno le nostre valli con lo splendore del sole. Purtroppo la partenza è bagnata, ma sarà una partenza fortunata.